Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e questo è un nuovo video haul. Sono stata a Milano venerdì perché dovevo andare con una mia amica a ritirare l'attestato da visual e con questa scusa, diciamo, ci siamo fermate a fare altri acquisti. Come primo negozio siamo andate da Mulac. Sono andata da Mulac principalmente per i rossetti liquidi, anche se provandoli in negozio non mi hanno fatto impazzire perché sentivo un pochino uno strato appiccicoso. Però appunto a ritornarci per riprovarli, magari senza mettere sotto niente, senza burro cacao, provare subito i rossetti liquidi. Però nel frattempo ho comprato altre cose. Allora ho preso queste ciglia finte che sono le Drama Queen, super belle per una serata, magari ve le apro così non vi ammazzo con il riflesso. Sono bellissime, super lunghe, super folte e le ho pensate perché tra poco c'è il mio compleanno, quindi ho detto perché no. Poi invece come ciglia da tutti i giorni ho comprato queste che sono Girl Next Door, quindi la ragazza della porta accanto, che sono un pochino più portabili. Sono semplici, più o meno come quelle qua su. Io solitamente compro queste qua. Le Ailur, penso si dica così la marca, le numero 117, le compro da Capello Point. Però, voglio dire, c'è già a confronto il packaging. Cioè, capiamoci. Allora, quelle più semplici le ho pagate 7,60€, mentre le Drama Queen le ho pagate 8,35€. Poi ho comprato anche un rossetto normale, e ho comprato Rudolph. Questo è il packaging esterno, mentre il rossetto dentro, se riesco a tirarlo fuori, fatto così, bellissimo, tutto opaco con questi disegni lucidi. Il colore è questo qui, adesso ve lo swatcho, eccolo qua, bellissimo, che è simile a quello che ho su in realtà, però io amo questi colori. Non compravo un rossetto normale da tantissimo tempo, però ho pensato che, dato che ho sempre le labbra secche, un rossetto normale non liquido non mi avrebbe fatto poi così male. E questo l'ho pagato 10,35€, erano tutti in sconto del 20 o del 30% per il Black Friday. Poi mi hanno anche regalato un campioncino in cassa della crema nuova, la Trinity, penso si dica così, che proverò subito così in caso riesco ancora ad andarla a comprare in negozio. Il negozio di Mulac è un temporary shop, quindi è aperto fino al 31 dicembre, se non sbaglio, ed è vicinissimo alla fermata della metro. Praticamente uscite, fate tre passi e siete veramente arrivati. Quindi vi consiglio, se siete di Milano, di andare a fare un giro. Poi sono andata anche a Italy. Allora, tutti sono super felici perché finalmente Sephora ha deciso di vendere Nabla. Però per tutti quelli di Milano, io ci tengo a precisare che Italy l'ha sempre venduta. Io non l'ho mai sentito dire da nessuna youtuber, però ci sono stata, andando a scuola a Milano ci passavo spesso e l'ho sempre vista Nabla. Infatti per la prima volta ho deciso di acquistare una palette costosa, perché le altre che ho comunque sono sempre state massimo da 20 euro, non di più, e ho deciso di comprare la Poison Garden. Cioè, super super bella, adesso ve la faccio vedere aperta, se non mi cade, eccola qua, i colori sono bellissimi, adesso vi faccio vedere quello che ho già sbocciato a casa, gli altri li ho sbocciati in negozio, eccolo qua, cioè super 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 scrivente, i colori sono veramente bellissimi, cioè super, veramente, sono super felice di averla comprata e non vedo l'ora di usarla, adesso che ve l'ho fatta vedere posso distruggerla. E sempre da Italy invece ho comprato questo burro cacao, intanto mi sto struccando e sto facendo più casino che il resto, di Alchemilla. Io sono alla costante ricerca di burro cacao che funzionano, quindi se ne conoscete alcuni che veramente, veramente nutrono le labbra, scrivetemelo nei commenti, oppure scrivetevi su Instagram che vi lascio il link qua sotto. Sempre a Milano sono andata da Starbucks.
Finalmente aperto Starbucks anche a Milano, quello normale, perché quell'altro è aperto da non mi ricordo quanto. Ci sono già stata nell'altro, però sinceramente non regala le stesse emozioni, mettiamola così. E ho comprato la tazza da collezione. Eccola qua. Spero sia dritta. Sì, questa è la tazza. Bellissima con il duomo, con la metro, con i vestiti, cioè bellissima. Io di queste tazze da collezione ne ho altre e sono le uniche di Starbucks che poi non uso, perché comunque quelle all'interno di questo cofanetto io le tengo tutte esposte. Ce l'ho da Hong Kong, da Dubai, quindi se si dovessero rompere mi dispiacerebbe un sacco perché andarle a ricomprare non è così semplice, dato che me l'ha portata il mio ragazzo che viaggia spesso per lavoro. E niente, a Milano ho comprato questo. Ah, non vi ho detto che, vabbè, sia Nabla che Starbucks non c'era niente in offerta, quindi ho pagato tutto a prezzo pieno. La palette costa 40 euro, la tazza costa 18 euro se non sbaglio, e il burro cacao sui 4 euro, non di più, forse meno. Poi con questo Black Friday io e il mio ragazzo abbiamo deciso di fare un ordine un po' più importante alla Media World e abbiamo preso la GoPro 7. Questa qui, questa è la sua confezione. E tra l'altro non so se è una novità o no perché non ho mai avuto un'altra GoPro. C'è l'applicazione sul telefono, come vi fa vedere la confezione, dove in pratica voi mentre registrate potete vedere sul cellulare cosa state effettivamente registrando, in modo tale che se volete inquadrarvi, quindi magari farvi un video mentre camminate, sul telefono potete vedere se effettivamente vi state prendendo bene. Due acquisti folli. Allora, pellicce, adoro. Questa qua, verde, questa è super pesante, super bella. L'ho presa da Pellizzari, era in offerta per il Black Friday. Anziché 150 euro, l'ho pagata 90 euro. È morbidissima, super calda. E secondo me, se la trovate, andatela ancora a prendere. La marca è Beyang. Poi invece questa qua fucsia, questa è un po' più corta, un po' più leggera, un pochino più da serata. Costava 50 euro e l'ho pagata 25 in un negozio vicino a casa mia, ma ho controllato e la potete trovare anche online. Spero che sia ancora in offerta, perché sono super super belle e morbide. Sono andata da Alcott dopo 1000 anni e ho comprato questi calzini bellissimi, tutti sbrilluccicosi, perfetti per il Natale o comunque per l'inverno. E li ho pagati 6 euro, sono 5. E niente, sono calzini. Penso di avere un problema con i calzini. Il secondo video dove compro dei calzini. Ho comprato dei leggings da Calzedonia. Anche questi non facevano parte del Black Friday, li ho pagati 35 euro. Sono termici. E niente, i leggings di Calzedonia non penso abbiano bisogno di spiegazioni, sono veramente perfetti. E tra l'altro, se non lo sapete, Calzedonia quest'anno ha fatto una tessera punti, quindi più punti accumulate, più sconti avrete. Magari vi lascio il link qua sotto dove vi spiegano a seconda del punteggio che sconti avete. E invece, per ultima cosa, ma non per importanza, dato che la cercavo da praticamente un anno, ho comprato questa cintura da Pull&Bear. L'ho pagata solo 10 euro. È una cintura classica di quelle da mettere in vita per i maglioni larghi. E niente, la cercavo da un anno ma non la trovavo, quindi sono super felice di averla presa. Questo era tutto, io vi ringrazio per avermi guardata e se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video.